Ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi sarà dedicato al mio relax. Oggi farò quindi un massaggio rilassante al mio viso. Vi mostrerò quali sono, diciamo, i movimenti che più mi rilassano e ti invito a fare lo stesso con me. Ho ricreato un'atmosfera rilassante attorno a me con una candela. Adesso spruzzerò un profumo in modo da trovare il mio angolino di pace e serenità. Quindi, la prima cosa che faccio è legarmi comunque dovrei portarmeli dietro le orecchie in questo modo perché mi servirà il viso libero, ma io me li lego. Seconda cosa fondamentale, secondo me, in questi momenti che ci prendiamo per la cura di noi stessi è spruzzare, vaporizzare un profumo. Io qui ho quello di Tesori d'Oriente che ha gentilmente deciso di sponsorizzare questo video e li ringrazio, che è un profumo aromatico al olio di amla e patchouli. Questo profumo è pensato per avere effetti rilassanti e riequilibranti. È proprio pensato apposta. Ha una nota di limone e arancia arricchita con patchouli e legno di cedro. Dolce, avvolgente, e vado a vaporizzarne giusto un pochino per creare questa atmosfera, questa dire bolla rilassante attorno a me. Vado. Insieme al profumo aromatico andrò a usare dopo anche il doccia crema che ha lo stesso aroma, in modo tale da avere un filo conduttore in questo mio percorso di relax legato appunto dall'aspetto olfattivo. Ma se volessi invece fare il bagno, userei il bagno crema aromatico, sempre con questo aroma, con questa profumazione. Vorrei tanto che riuscisse a sentirla. Nella formulazione della linea Ayurveda sono contenuti olio di amla, olio di sesamo, olio di neem, calendula e olio aloe vera. Ora comincio con i respiri profondi e ti invito
Inspiro. Ed espiro. Nell'espirare faccio in modo che tutta la tensione vada via. Quindi inspiro e poi butto tutto fuori, via 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 via, espiro. Bene. Adesso ti mostrerò alcune tecniche, diciamo così, di massaggio facciale con cui mi piace coccolarmi. Partiamo dalla mia preferita, e questa fa molto bene la circolazione, ed è semplicemente il picchiettare con i polpastrelli delle dita tutto il viso, anche il collo, in modo molto delicato. Tantissimo. Si può fare per il tempo che si vuole, insomma. Bene. Adesso partiamo dal centro del viso. Prendo i due indici e i due medi e vado a premere sui lati del naso. E poi seguo la guancia e poi arrivo su alle tempie. Di nuovo parto da qui, dal punto del naso, e vado giù. Sotto le guance, fino alle tempie. Ancora una volta. Questo è ottimo anche quando si soffre di congestioni. Aiuta molto. Lungo il naso e sotto le guance e sulle tempie. Adesso rimaniamo sulle guance e facciamo dei cerchi con l'indice e il medio anulare, e vi porterò a fare delle facce un po' buffe. Lasciate che tutta la vostra pelle sia trasportata da questo movimento. E continuate a respirare con regolarità. E adesso andiamo sul mento. E mi piace prendere proprio
pollice indice, la mandibola. Verrà da spostare leggermente la testa. Qui ti consiglio una pressione media. Questa fatta anche con regolarità aiuterà anche tanto la pelle a rimanere più elastica. Sono i lifting e anti-aging. Oggi non siamo qui per questo scopo. Dall'altro lato. Facciamo 4-5. Quello che ci sentiamo di fare. E ora rimaniamo sempre dai lati. E mi giro per farvelo vedere. Andremo a fare un bel massaggio alla mascella. Ma prima cambiamo colore dello sfondo. Infatti non so se l'avete notato, ma ho scelto il blu perché, essendo il colore del cielo e dell'acqua, richiama tantissimo il rilassamento. Ma ora passiamo al verde. Al verde, all'erba, al connettersi con la natura e con la terra. E continuiamo appunto con il massaggio. Quindi continuiamo con il massaggio alla mandibola. Parto da qui e vado con movimenti circolari. E poi risalgo. Puoi immaginare, i muscoli del viso sono muscoli che utilizziamo in continuazione, ma che diamo un po' per scontato, non credi? Ora passiamo a uno dei miei preferiti, alla zona sopra gli occhi. In cui troverai che c'è parecchia tensione, perché tantissime volte tendiamo a rendere questa zona molto tesa così. Quindi prima facciamo con indice o medio, partiamo dai mezzi delle sopracciglia e segniamo l'arcata. Dovreste trovarlo particolarmente rilassante. Ancora una volta, io sto applicando la pressione medio forte. E ora vado a massaggiare invece sotto all'arcata sopraccigliare, in questa zona, anche qui molto rilassante, veramente tanto. Ora
qualcosa. E l'ultima cosa che faremo in questa zona è picchiettare. Non picchiettare. Pinzettare. Con il pollice e l'indice. Sopracciglio. In questo modo. In modo molto delicato. Concentrandoci su. Ultima volta. E adesso andiamo sulla fronte, qui sopra, e facciamo un movimento abbastanza lungo. Quindi prendiamo sempre due dita, partiamo sempre dal mezzo delle sopracciglia, andiamo su. Molto lentamente. Andiamo su. Quindi prendo un dito, due dita, potete farlo un lato alla volta, entrambi. E vado su lentamente. Quando incontro l'incrocio fra i capelli e la fronte, seguo il confine. E arrivato all'orecchio, vado dietro l'orecchio. E vado giù. Lo faccio vedere meglio. Parto dal centro. Confine. Orecchi qui dietro e giù, e dopo passeremo direttamente a un breve massaggio. Prima di fare l'ultimo movimento per oggi. Bene, prima di fare l'ultimo movimento massaggiante per questa sessione, voglio cambiare ancora colore. Il terzo colore simbolo del relax. L'ultimo movimento è un movimento che a me rilassa molto perché ho molte tensioni al collo. Quindi parto da sotto l'orecchio e seguo il muscolo qui. Lo sentite il muscolo che trovate qui dietro l'orecchio? E premete, mi raccomando, non premete sulla fronte. Questo è estremamente rilassante. Aiuta tantissimo chi soffre di dolore al collo. Dall'altra parte, sempre
specie di In questo caso dobbiamo anche, diciamo, seguire un po' il nostro corpo, cosa ci sta dicendo. Spero che questo momento di relax sia stato rilassante per voi quanto lo è stato per me, perché per me lo è stato veramente, veramente tanto. E penso proprio. Buonanotte, sogni d'oro, buonanotte, 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 pasticcini, un bacione.